Salve a tutti ragazzi, di eccoci in una nuova puntata, la quarta, questa è la quarta puntata e vi faccio vedere cosa ho combinato off camera ragazzi. Ho fatto un bordello di roba, ma veramente tanta. Allora, qui è rimasto uguale, non ricordo se sta parete, vabbè, ma comunque è provvisoria, abbiamo cambiato il generatore, lo facciamo andare a lava, ho già consumato un po' di lava, anzi ho trovato lava giù, dopo andremo a prenderla. E fuori ho fatto, diciamo, la nostra casa in teoria definitiva, però va ancora modificata, non è ancora finita. Dovremmo iniziare con dei macchinari. Io prima di tutto ragazzi avevo bisogno sinceramente di una pump, vorrei fare una pump, vorrei scrivere pump pump, è la prima cosa che mi serve, ho bisogno della lava. Quindi quale modo migliore, vediamo se abbiamo però questa è la water pump, non lava pump, electric pump. Facciamo la classica, va, che si fa così, semplice, tanto ferro, ferro proprio, ferro che viene fuori così. Ok, andiamo a prendere tanto ferro. Cosa mi serve? Mi serve un po' di legna. Voi dite, perché ti serve la legna? Perché dobbiamo fare una gear, la gear. Ok, però la dovremmo far diventare di pietra. Facciamola diventare di pietra, ok. Dopodiché la facciamo diventare di ferro, ok. Abbiamo la gear di ferro. Ora, se non ricordo male, nel mio zaino, eccolo, ho gli stick di scorta. Mettiamo due stick e facciamoci un piccone di ferro che metteremo qua. Questo mettiamo qua. Poi, se non ricordo male, una di redstone, la nostra bella redstone, la mettiamo qua, e tanto bel ferrozzo di qua e di là. Ecco la nostra bella mining. Sopra ci serve questo qua, abbiamo messo a cuocere del vetro, ragazzi, vi spiego subito anche il perché. Allora, facciamoci prima di tutto la tanks, una tanks da mettere sopra, e ci facciamo la pump. La pompa ce l'abbiamo, e i tubi pure, ci manca un bel drum, ragazzi, ci manca un bel bidone dove mettere dentro tutto questo bel liquidazzo. Ok, questo va qua, questo e questo va qua, e questo e questo va qua. Ecco qua, il drum dell'extra utility, ragazzi, questo qua contiene 250 ml, 250 litri di fuel, è bello capiente, 256.000. Quindi abbiamo questo, ci manca un modo per farla partire, per alimentarla. Allora, potremmo fare in un certo modo, come? Allora, qui dovremmo, vediamo un po', dove l'ho messo qua. Abbiamo questo, abbiamo pure questo, l'avevo fatto già la ghiera, va bene. E abbiamo questa furnace generator, per non staccare, e la facciamo partire a carbone? Fatemi pensare. Sì, perché ci frega, la facciamo partire a carbone. Prendiamo questi due tubi che pure ci servono. Il ferro per il momento non mi serve, lo riponiamo. Mi serve un po' di sabbia che abbiamo qua, ancora uno, no, facciamo così, e vi faccio vedere questi vetri fighissimi che sembrano tipo quelli della Tinkers. Guardate ragazzi, sempre dell'extra utility, mettendo due blocchetti di vetro e due di sand, ci fa questi vetri qua, i sandy glass. Questi qua però vanno cotti, questi vanno cotti in fornace e ci viene fuori un bel vetro trasparente. Qui non è ancora finito, ma mi sa che è finito il... sì, sarà finito il... la benzina, qua mi si chiama il non mi viene in mente, dammi una mano, la lava non mi veniva, ragazzi. Mi prendo il secchio, questo lo mettiamo in caso di emergenza, lo mettiamo qua, facciamo così, l'ultimo secchio di lava, boh, facciamolo partire. Ok,
Boom, prendiamoci la tank, mangiamoci un po' di bistecche, perché abbiamo fame, tanta fame, due bistecche, ragazzi, abbiamo mangiato due bisteccuzze. Ok, io direi di portarvi con me giù, perché ragazzi, io giù veramente ho trovato un bordello di roba. Come sempre, aspettavo voi per prenderlo, giusto per farvi vedere quello che ho trovato. Io direi di scendere, e ho trovato anche la lava. Mazza, sento già dei mobs. Sono aggressivi. Poi vi spiego qui cosa ho fatto. Sento mobs da tutte le parti, va bene lo stesso. Non so cosa trovare giù, quindi scendo armato, perché ho fatto buchi come un topo. Ho veramente minato un bordello di roba, ragazzi. Allora, vediamo, scendiamo giù. È buio. Guardate, ho trovato la lava. Mazza, che paura, qua sotto non si vede niente. Guardate quanta lava. Allora, cosa ho fatto? Ho preso un paio di secchielli di qua. Ma mi sento osservato, ragazzi. Non so perché. Ma veramente non mi sento al sicuro. Ecco qua, mi sento più sicuro adesso. Comunque, come vi dicevo, qui ho trovato sta lava. Sentivo la lava, ho bucato e è uscita fuori. Però per prenderlo, ho detto, facciamo un giro e giriamo. Nel girare sono salito, perché la volevo raggirare, ragazzi. Prendo sempre la spada perché ho bucato. Guardate qui cosa ho trovato, ragazzi. Ho trovato anche diamanti. E qui sotto la lava. Tanta, tanta lava. È un buco di lava con tanti materiali. Io ho continuato a scavare, ragazzi. Vi faccio vedere. Ammazza. Che buio. C'è lo scheletro? Sento uno scheletro. Forse dietro sta parete, ragazzi, non lo so. Comunque vedete, qui c'è tanta lava. Mazza, dove sta sto scheletro? Qua ci sono smeraldi. Guardate quanta roba, ragazzi. Vorrei prendere prima di tutto la lava e poi dopo vediamo. Ma c'è qualche scheletro? Ma boh, lo sento ma non lo vedo. Sarà dietro qualche parete. Il coglionazzo. Allora, direi sinceramente di piazzarla qua, ragazzi, sta cosa. Cosa dite voi? Cosa dite? Io direi di mettere la bella nostra pump. Allora, facciamo così. La pump la mettiamo qua. La pump la mettiamo qui e lei già sta lavorando. Sopra... Ah, ho dimenticato i tubi. Cazzo, ho dimenticato i tubi. Mi tocca tornare su... Uso waypoint, ragazzi, giusto, giusto per farvi prima. Dove li ho messi? Ho dimenticato i tubi, ecco, lì li ho trovati. Tocca tornare giù adesso, devo riscendere. Non c'ho waypoint sotto. Scendi, scendi, scendi. Scendi, scendi. Allora, praticamente metteremo la pompa e vedremo di aspirare tutta quella lava. Una volta aspirata tutta la lava, vorrei prendermi tutti quei diamanti, quei materiali, per non farli cascare qua sotto. Non mi piace, non mi piace proprio. Fammi dare un'occhiata. Bah, vabbè, per il momento non si vede nessuno. Non vorrei ospiti, sinceramente, perché veramente non ho voglia di stare lì. Ah, poi l'ultima volta, ragazzi, vi ricordate sul video, quello fuori la porta, poi alla fine la ciliegina sulla torta, quando ho chiuso mi è scoppiato un creeper fuori casa e ho dovuto ristrutturare casa fuori. Ragazzi, ho dovuto ristrutturare casa. Allora, ricapitolando, a noi mi serve il generator. Ma il generator come cacchio lo faccio partire? Non ho portato il carbone! Allora, i tubi... ok. Togliamo questi. Mi servono questi tubi qua. Uno di questo. Ok. E in teoria mi servirebbe il bidone sopra. Allora, vediamo se posso chiudere qua per non cascare dentro. In teoria qui bidone. Ecco qua. Allora, i megajoule non ne abbiamo, perché un po' di carbone da qualche parte, sai, dimenticato. No, niente. Dai, non mi sono portato il carbone, ragazzi. Che cacchio. Ma dai, con gli stick. Faccio parte con gli stick. Non c'ho niente. Ah, mi tocca andare a cercare carbone. La facciamo partire con... Vedete, ragazzi, sta caricando la lava. Guardate quanta bella lavozza! Con un po' di stick sta succhiando. Succhia, succhia, piccola, succhia. È già finito.
Non lo so quanto tempo dura. Vado a cercarmi un po' di carbone. Devo cercare carbone. Carbone, scusi, carbone. Qua c'è carbone? Non c'è carbone. Ma dai. Oh, Dio. Allora, ragazzi, io qua nel frattempo, come vi dice, mentre lui lavora, vi illustro cosa ho combinato. Ho nerdato ancora. Praticamente ho scavato dei tunnel sotto questa zona della bedrock, di 3, 3 per 3. 3 per 3, lasciando poi sempre 2, in modo che da questo blocco posso vedere quello che c'è e da quest'altra parte posso vedere da quest'altra parete. Quindi avremo scavato tipo un blocco molto più grande. Comunque, ho scavato e sono andato avanti. Ho trovato materiale, ma vi ripeto, non li ho raccolti, li aspettavo voi. Allora, qua abbiamo questo, ancora diamanti, guardate lì. Vediamo di prendere, sperando di trovare un po' di un po' di carbone. Ma giusto un poco, non ne voglio tanto, per far partire la pompa, la nostra bella pompa. Dai, fammi vedere se esce un po' di carbone. Niente. Un cacchio di carbone, ragazzi, niente di niente, 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 niente. Sei un bastardo di merda. Un bastardo di merda, ragazzi. Vediamo di qua. Vediamo di qua, lapislazzuli ancora, guardate quanta roba, ragazzi, guardate quanta roba. Oh, guardate che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Guardate che fico. Mazza, quanta roba. Oh, mi serve carbone, lo trovo un po' di carbone? Un cacchio di blocchetto di carbone. Ma che palle, niente. Ragazzi, niente, non trovo carbone. Qua c'è questo. Un attimo, ragazzi. Allora, rieccomi, ragazzi. Sono tornato, scusatemi. Era un amico su Skype e ho dovuto staccare. Per voi è passato qualche secondo, per me è passata una giornata. Boh, dove eravamo rimasti? Ero rimasto che stavo cercando del carbone. Se non ero del carbone per far partire, facevo prima andare sopra, secondo me, però guardate qui, ho un bel po' di roba anche da prendere, quindi aspettavo voi, perciò va bene, ancora ferro, ancora, l'ho trovato il carbone, oh sì, quanto carbone. Quanto carbone? Ancora che tin, ferro. C'ho qualche torcia? Sì, abbiamo le torce. Scusatemi, ma mi è venuto un colpo di tosse. Guardate quanto bel ferruzzo. Scusate, quanto bel carbone. Finalmente un po' di forza è arrivato. L'abbiamo trovato. Lo abbiamo trovato, la forza sia con noi. Forza, forza. Oh, guardate quanto carbone, ne cercavo e ne ho trovato un bel po'. Un bel po'. Mettiamo delle torce, sennò qua spawna qualcuno. Questo cos'è? Tin. Tin, tirin, tin, ti, non ci serve. Allora, lapiscazzoli. Ragazzi, lapi e scazzoli li prendiamo perché ci servono. Allora, di qua c'ho altro. Sì, diamanti ancora, ragazzi, guardate quanta roba. Allora, questa è la redstone. Ecco, questa è la redstone. Guardate quanta ce n'è. Ok, questo è un diamante. Ancora mante. Quanti bei diamantozzi. C'ho una mosca che mi dà un fastidio. Spacco fuori, sta piovendo. Una mosca deve rompere i coglioni a me qui dentro. Allora, per chi non lo sapesse, questo è l'osmium, ragazzi. Questo qua è un materiale non raro, anzi se ne trova veramente tanto, però a volte dipende anche dai biomi, dipende dalle cose. Comunque ci serve per fare tante macchine del meccanismo. Guardate quanta roba ho trovato qui. Mamma mia. Veramente tanto, 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 tanto. Io prendo sta mosca, l'ammazzo, gli spacco la faccia a mosca. Oh, che palla, pure la mosca mi deve infastidire mentre registro. Sto registrando, via. Ciao smeraldo. Sei nascosto sotto la bedrock. Guardate. Oh, vieni. Qua sotto non c'è più niente. Guardate, continua. Furbacchiata, furbacchiata. Ok, ci diamo sti buchi perché non mi piacciono i buchi.
così troppo brutto. E questo cos'è? Lo zinco. Ok, io direi di tornare lì sopra e far partire. Ma è finito, ragazzi, si è mangiata tutta la lava. Con quei 4 stick abbiamo succhiato tutta la lava. Non ci credo, veramente. Ma veramente. Eh sì, ragazzi, con 4 stick ho succhiato tutta la lava. 68.000 di lava. Ottimo. Potremmo dire ottimo. Potremmo dire ottimo. E a sto punto allora dovrei cercare un attimino di vedere com'è qui sotto adesso. Adesso possono spawnare i mobs. Eh sì, credo proprio di sì. Entriamo, mettiamo delle torce, così non facciamo spawnare nessuno. Ok, così ci prendiamo tutto quello che c'è da prendere. Prima di tutto togliamo, beh, questa, come si chiama qui, la pompa. Togliamo la pompa. Ok. Ok, quanta roba, guardate quanta roba. Lapis, lapis. Redstone, osmio. Ragazzi, c'è tanta roba trovato, eh. Osmio, guardate qua, guardate quanta bella roba. È una bella miniera, molto, ma molto prolifera. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Veramente tanta roba. Ottimo, ottimo. Ferro, ferro, prendiamoci il ferro. Ferro non si butta mai. Poi cosa c'è? Ferro. Ancora ferro. 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 Oh, ferro! Quanto cavolo di ferro! Redstones. Cioè, come faccio a smettere di minare? Trovo tutta sta roba. Devo fare un goccino d'acqua. Mi sta avvenendo una tracheite. Ho fatto un colpo di tosse e stavo morendo. ragazzi, che tempo di merda che c'è fuori. Va bene, e allora emerald, emerald. Ok, pure qua. Mi sa che non c'è più. Allora, io vorrei prima di tutto smontare la pompa, perché sennò mi casca giù, così la prendiamo. Allora, via questo, via la pompa. Il tubetto lo prendiamo con la switch. Switch. È quello che ti pareva che cadeva. Questo lo prendiamo. Prendiamo il diamante. Prendiamo tutto quello che ci serve. Guardate quanta roba. Quanta bella roba. Quanta bella roba. Allora, io dovrei scendere a prendere. Oh, mi stavo ammazzando. Mi stavo ammazzando. Ragazzi, un secondo, mi faccio un guccio d'acqua, veramente. Ah, scusatemi, ma c'ho la gola veramente secca, mi è venuta proprio una trachea. Ancora redstones. Quanta bella roba, quanta bella roba! Io direi di prendere le ultime cose e andare via. Perché voglio fare dei macchinari, ragazzi, voglio fare dei macchinari oggi, sì, se non combiniamo niente. Il tempo passa, passa, e non ce ne accorgiamo. Minuti di registrazione aumentano. Osmium, però guardate quanta roba, dai, non si può. Io che faccio qua? Non resisto a tutta sta roba da minare. Guardate ancora. Dai. Guarda quanta roba. Carbone, qua sotto. Va bene, va bene. Prendiamo tutto, prendiamo tutto. Tutto quello che c'è. Tutto quello che c'è da prendere. Ok. Da qua si esce. Ferro. Qui cos'è? Qui non c'è niente. Ah, qui c'era. Questo è il buco. Questo è il buco principale. Qua abbiamo il ferrus. Ecco qua. Il buco principale. Però qui mi sembra che c'erano dei buoni materiali. Ecco, oro infatti. Ferro ancora. E va bene, quanta roba! Guardate qui! Cioè, ragazzi, ho trovato una miniera esagerata! Veramente esagerata! Ma quanta roba ho trovato! Oh, strafiga sta miniera! Oh, guardate, guardate!
Guardate quanta bella roba. Oro, oro, oro. Oro. Sono pieno? Ti pareva che non sono pieno? Ti pareva che non ero pieno? Sento uno scheletro. Sento uno scheletro che mi giro. Nella minimappa è pieno di scheletri dietro. Non lo so dove stanno, però siamo pieni di scheletri. Va bene. Noi mi sa che abbiamo preso tutto. Ok. Andiamo giù. Mettiamo questo qua. E questo qua. Non si può mai sapere. Non si può mai sapere. Qualche punto di non spawnaggio l'avrò messo, poi non lo so. Allora, torniamo sopra. Volevo fare delle macchine. Anzi, sinceramente mi volevo già trasferire, ragazzi. Volevo trasferirmi già nella nuova casetta. Così siamo molto più bene. Cominciamo bene, cominciamo a costruire già tutte le cose lì. Cosa ne dite? Cosa ne dite? Dai, forza, sali, 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 sali. Oh, ecco. Oh, allora, guardiamo erbottino. Guardate quanta cacchio di roba. Ho preso 13 diamanti, 63 slabislazzoli, 14 emerald, 2 stack e mezzo di redstones, 8 di oro, carbone. Ho preso tutto. C'è tutto. Ottimo. Ottimo. Ok. La pompa la mettiamo qua, pure questo. I tubi pure, anche i tubi di corrente. Sì. E questa pure. Questo anche. Per il momento, eh. Il bucket lo butto su e tutto il resto lo scarichiamo. In teoria questo va qua. Qua, 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 qua. E tutto il resto va sopra. Sì, sì, sì. Tutto qua, tutto qua. Tutto il resto. Ma queste cobblestones. Queste cobblestones. Che ci fa qua la cobblestones? Ok, nello zaino c'è qualcosa. Solo questo che non serve. Che andrebbe qua. Ok, sì, 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 sì. Fuori è notte. Allora, ragazzi, io vi ho portato, come abbiamo cominciato, vado a dormire. Quando abbiamo cominciato, vi ho fatto vedere direttamente la miniera. Fuori non siamo usciti, se non ricordo male. Comunque io torno fuori, vi faccio vedere quello che bene o male ho cominciato a fare. Ho spianato fuori, ho dato un accenno di inizio casa e un po' di cose. Qui, come vi ricordate, c'erano la porticina in legno, l'ho dovuta sostituire, ho messo in ferro, perché ragazzi veramente mi sono scoppiati pure i creeper qua fuori e mi è saltato tutto. Quindi ho dovuto rimettere a posto. Dentro ho messo queste pressure plate e fuori ho messo l'interruttore. Mi serve la pressure plate di obsidiana, in modo che i mob non la possono aprire, eventualmente entrassero. Però il perimetro fuori è circondato, quindi vi faccio vedere. Ok, questo dovrebbe essere la nostra futura casa, ragazzi. Io qui in teoria ho recintato, non so se si vede, però è tutto recintato. Vedete intorno? I mob in teoria non dovrebbero entrare. Dentro, vedete, sono tutti fuori. Dentro, lì c'è una strega despawnata. Dentro ci sono torce da tutte le parti, ragazzi. Appunto per cercare di non farli spawnare. E niente, tutto qua. Ho fatto, qui sopra c'è l'orto. Perché, vedete, lì ci sono canne da zucchero. Perché questi bricchi qua si fanno con lo zucchero, ragazzi. Fate 8 brick intorno e uno zucchero macinato a centro. E vi fa questi brick bianchi. Sono belli, danno un po' di luce in più. Va bene. Qui dobbiamo mettere ancora la porta. E casa nostra è sopra. Per il momento, ragazzi, non ho messo ancora. Perché sono salito dal pilone. Ho costruito il piano e ho messo il waypoint. Devo fare ancora la scala. In teoria la scala io non la vorrei fare, perché volevo mettere l'ascensore per salire sopra. Sapete, quella lì, il teletrasporto dell'ascensore. Però non ho ammazzato ancora un Enderman. Ne ho provati a ammazzare un paio, ma mi sono scappati. I furbacchioni scappano. Allora, breve, questa parete qui, ragazzi, dovrebbe essere, cioè quello che vorrei io, dovrebbe essere la parete delle macchine, delle fornaci, polverizzer, dove mettiamo i polverizzer. Al centro vorrei mettere la mia bella Aplie
Questo è il resto della camera. Poi faremo altre strutture come queste collegate magari con dei ponti, un po' figo, un po' sospeso, tipo nave spaziale, una cosa del genere, per farvi vedere, per farvi vedere. Qui dietro ho lasciato, ragazzi, questo spazio perché qui dietro sarà la sala macchine, diciamo così, dove passeranno i tubi. Se su questa parete ci saranno le macchine, dietro di un blocco ci sarà il tubo di corrente e poi ci sarà la batteria e via dicendo. Quindi ho lasciato i 3 blocchi di spazio sperando che bastino per le macchine, per le macchine. Qua ci vorrei mettere una torcia proprio qua, così, sì, così, e vediamo come funziona. Allora, come macchine noi dietro non abbiamo niente perché mi sa è tutto di là. Sì, infatti. E dovremmo cominciare a smontare casa di là e portare la roba di qua. Cosa ne dite? Io ho, per facilitare per il momento, ho messo i white point, ragazzi, vedete, in modo da poter andare più velocemente. Allora, qui abbiamo fatto il vetro e qui abbiamo ancora energia. Ok, vediamo questo qui se la cuoce. Sì, sta cuocendo. Nel frattempo non voglio, abbiamo un problema con le macchine della Thermal. Allora, qui è la furnace, quindi questa qui la possiamo già togliere, ragazzi, la furnace. Perché? Perché con la furnace, non avendo, come si dice, energia al suo interno, anche se la rompiamo non la perdiamo, mentre le arte purtroppo, avendo energia interna, quando le rompo perdo energia. Allora, per non sprecare, gli facciamo fare qualcosina veloce veloce, in modo che si scaricano e poi noi ce le prendiamo. Allora, prendiamoci questa furnace, poi ci polverizza, dobbiamo mettere a polverizzare qualcosa, sì, mettiamo a polverizzare subito questi 8 di oro, vediamo se ce la fa a farli, se ce la fa, tanto meglio. Qui sta cuocendo questo vetro, nel frattempo. Oh, avete visto, ragazzi, questi vetri? Sono i Tinker Glass. In Tinker sarebbero praticamente la copia della Tinker Construction, il vetro della Tinker Construction fatto dall'Extra Utility. Si fa in questo modo senza stare a fondere vetro, pietra, non mi ricordo come si facevano quelli della Tinker. E via dicendo. Allora, qua sta lavorando, sta consumando il suo storage di energia. Questo si è fermato, quindi vuol dire non sta più consumando. Gli metto questi giusto per far consumare energia. Beh, però sono stupido perché posso metterci l'oro. Ci mettiamo l'oro. A meno ce l'abbiamo già pronto. Così ce l'abbiamo già pronto. Vediamo, vediamo. Sta cuocendo. Però abbiamo ancora energia, vabbè, che mi frega, un po' di energia. Quanta ce n'è? 16.000. Vediamo se con questo copper mi dà qualcosa d'oro, ma non credo. Comunque vediamo. Papà, vedete, mi dà già i gold, già mi dà i gold. Ok, però io volevo cominciare a portare le ceste. Vediamo se ce la facciamo. Mi sa quasi impossibile. Allora, vediamo un po' con gli inventari. Stavo pensando, ragazzi, pensavo. E vabbè, proverò a mettere tutto dentro. No, non ci va tutto. È un problema. È un problema. Un problema. Un problema. Ok. Vabbè, te pareva? No, 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 sì, ho preso la cesta. Non ti muovere, aspetta un attimo qui. M, white point, nuova casa, teleport, fum. Allora, provvisoriamente facciamo così. Ma giusto provvisoriamente, ragazzi. Allora, facciamo così. Ma perché fa... Oh, che balla. Dai, ok, mettiamoci dentro tutto sti materiale che avevamo senza mischiare con la pietra che ho preso. Ma perché ho preso questa pietra? Ma non vedo l'ora di fare l'apple, ragazzi, non vedo l'ora di fare l'apple. Così con l'apple almeno siamo bene che tranquilli. Mamma mia,
Vai, ponte, nuova casa, telefono. No, che ho fatto? Sono ritornato qui. Allora, io direi, ragazzi, cosa dite? Faccio un attimo il trasloco e torno senza stare a annoiarvi, a spostare tutto. Dovrò farlo su e giù un bel po' di volte. Cosa dite? Ci vediamo dopo, dai, a dopo. Allora ragazzi, ho fatto il trasloco, ho portato via tutte le casse, vedete, ho portato tutta la roba di qua, siamo sopra questa piattaforma, adesso cominciamo a chiuderla, perché io i lavori, ragazzi, non li ho ancora finiti, cioè veramente, perché questo è il vetro, vedete, quello lì della extra che vi dicevo, guardate come è bello, 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 oh, guardate. È bello pulito, tranne per queste cose qui, va bene. Lo usiamo. La cosa bella è che quando lo rompete, ve lo ridà dietro. Quindi è vetro infinito. Qui poi faremo. Sì, va bene. Vedete, adesso io ho sbagliato. Se era un vetro normale, quando lo rompete, vedete, puff, ce l'ha ridato. Puff, e ce lo ridà. È rimasta sta parte qui, questa qui. Basterà tutto sto vetro? Bah. Io credo di no. Vediamo un attimo. M, waypoint. Ah, io se voglio scendere non c'ho. Devo lanciarmi. Devo fare qualcosa, ragazzi. Devo fare qualcosa. Perché io se voglio andare giù, devo fare così. Mazza, sta a spaccare l'osso del capicollo. Allora, perché anche qui non ho ancora finito. Ok. Almeno sperando. Ma non credo che ce la facciamo. Eh no. Mancano vetri. Mancano vetri. Posso prenderne uno di qua. L'ho preso. Lo mettiamo qua, provvisoriamente, ragazzi, poi ne faremo degli altri. Devo cuocerli. Per andare sopra non è un problema, è un problema per scendere, perché c'è un waypoint. Dovrei mettere uno qui sotto. Qui sotto potremo costruire tante macchine, ragazzi, faremo la stanza delle macchine. Sopra e sopra ci viviamo. Poi a casa facciamo altre cose, faremo tante cose. Ora io voglio andare su, ragazzi, perché devo veramente costruire delle macchine. Mi servono delle macchine. Sono fermo. Allora, mi serve prima di tutto questo qui per fare lo steel. Mi serve, come si chiama? Oh madonna, non mi viene. Facciamo così, Mac. L'infuser, ecco qui, ragazzi, ci serve questo. Due fornaci, un osmium. Ok, due fornaci, un osmium. Fornaci, dovrei averne qualcuna. Ne ho una sola. Forse due, forse. Due, sì, due fornaci. Poi mi serve, dove sta? Questo. Un po' di osmium e del ferro. Ok. Dove sta l'infuser? Infus. Eccolo qua. Vai! Ecco qua, l'abbiamo fatto. Però adesso a me mi servirebbe ancora dentro qui, ragazzi, fare ancora 6 di questi. No, no, cosa ho fatto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi sa che ho cannato, ragazzi. Ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Si è succhiato 3 di ferro. No, cosa ha fatto? Il Dart Iron. E che ci faccio col Dart Iron? Cosa ci posso fare col Dart Iron? Faccio il Force. E basta. Me ne da 3 di forza, però. Ma non mi serve, non mi serve, non mi serve, non mi serve. Devo fare ancora un po' di tubi. Mi servono un po' di tubi di corrente. E questo dove lo mettiamo? Io lo metterei qua. Qua in fondo, che non ci dà fastidio. Tumbete. Ecco qua. Andiamo. Ah no, aspettate, se non faccio i tubi non posso collegarlo. Però se è moscia come fornace, eh? Se è molto moscia. Ancora un po' di ferro ne abbiamo. Uno, due.
No, vabbè, per il momento basta. Questo qua ci faremo qualcosa, vediamo poi. Dai, 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 dai! Che palle mosse, dai, sì! Che cacchio. Prepariamo nel frattempo questi. Ok, ne servivano giusto 6. Prepariamo la resai, in modo che ci facciamo due tubi. Appena è pronto questo, il terzo, dai, che ballo. No, ok, pronto, pronto. Allora, facciamo 1, 2, 3 e ci facciamo questi altri tubi. Andiamo dietro, ragazzi, andiamo a collegare. Sento un Enderman. È venuto a farci vista. Quando verrà, gli spacco la faccia. Poi prenderei un bucket. Dove sta? Da qui. Farei così, ragazzi. Lava. Pum! Ora, una cosa fondamentale che vorrei fare è la batteria. Però per fare la batteria mi serve lo steel. Quindi, allora, facciamo così, un po' di carbone. E 4 di ferro. 4, sì. E allora, famo così. Famo. Allora, aspettate un attimo, fatemi ragionare. 4 di questi, sì, me ne servono 8. Sì, qua mandano messaggi a raffica. Dai ragazzi, su. Ok, 4, 8. Facciamo prima così che è meglio. 1, 2 e 3. 8. Ecco qua. Ci facciamo fare un attimo lo steel, in modo che ci facciamo la batteria potente. Perché ci serve una batteria, ragazzi. Ci serve questo. Per fare questo dobbiamo fare, vedete, ci servono questi qua. Quindi ho bisogno. Ho bisogno di questo. Però mi serve tanto ferro. Abbiamo ferro? Quanto ferro abbiamo? Solo sto po'. Ma qua altro ferro da fare? Ferro, ferro e 45. Facciamo così. Il polverizzali. Polverizzali. Il polverizzali. Facciamo così. Facciamo così. Ok, così lavoreranno tutte e due. Vai, ok. Faccio un po' di ferro. Poi nel frattempo che questo ha finito, mettiamo a rifare questo. Poi faremo cuocere. Poi faremo cuocere. Dai, 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 da questa. Non sta facendo niente. Questo sta lavorando. Vediamo se questo lo cuoce qua dentro, che c'è la fornace di là occupata. Sì, lo cuoce. Perfetto. Perfetto, 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 perfetto. Perfetto, ok. Ci cuoce tutto quello che ci serve. All'inizio, ragazzi, le macchine sono molto lente, eh. Voi dite, perché hai messo uno qua, uno qua, uno là? Per cui hai in mente una parete un po' particolare, ragazzi, e le macchine andranno spostate. Questa l'ho messa qua perché prima non avevo cavetti, adesso l'ho fatto, volendo potrei spostarla più qua. Volendo. Però per il momento adesso non voglio. Oh, ma no, questi cavoli di messaggi? E che balla? Un momento, C'ho da fa, c'ho da fa. Sto a registrare. Continua a mandare messaggi. Allora, qua come si è messi? 28 di ferro, ragazzi. Non male, non male, non male. Oh, eccoci qua, finalmente. Facciamoci uno steel case. Con osmio, yes, mi ricordo bene. La resipe me la ricordo. Qui facciamo così, 15, 15, 15, 16, 17, facciamo 17 di ferro e 17 di redstone. E ci facciamo altri pezzetti che ci servono per poi fare altre cose. Ok, qua finito, ferro, ok, siamo ancora a fare ferro, 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 tanto ferro. Allora, vediamo, questo non mi serve più, non mi serve più, non mi serve più. Mi servirà sicuramente un po' di oro, ancora un po' di redstone. Dovrò un po' fare. Allora, fammi vedere. Lapislazzuli, ok, per fare questo, ok. Mi servono i lapislazzuli. Mi servono un po' di lapiscazzoli. Eccoli qua i lapiscazzoli. Mi hanno già scazzecchiato. Ma che?
Ma va, è finita la corrente, raga. Raga, è finita la corrente. Ma che schifo. Allora, dove si... vieni. Vai. Fammi un po' di lavoro. Non vedo l'ora, ragazzi, di mettere sta batteria in modo che fa da, diciamo, da generatore la batteria. Perché ho notato che consuma un casino di lava, ma non stocca energia, ragazzi. Lo storage, boh, resta vuoto, forse è buggato, non lo so. Ho notato questo, però per il momento mi serve questa. Me ne servono due, due, quattro, sì. Dovrebbero bastare. Vediamo. Allora, facciamo questi. Questi si fanno, non si fanno perché non abbiamo oro. Dov'è l'oro? Dov'è l'oro? Oro. Eccolo qua. Allora, così. Ok. Poi in teoria 1 e 2, così. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Ok, 1 e 2. Poi, pummate. Perché fai così? Perché fai così? Perché? Io non lo so. Ah, perché mi mancano questi qua. Mi mancano questi qua. Ok, no, ho sbagliato qualcosa. Vediamo. Ah, le batterie. Che stupido. Le batterie. Perché le abbiamo fatte se no? Se non servono. Oh, finalmente il primo. Allora, poi invece per fare il secondo mi servono altri due di questi qua per avere un po' più di corrente. Quindi ancora oro, ancora oro. Poi 1, 2, 3. No, qua così, qua così, qua così. E redstones. Vai. Ok. Questo qua, questo qua, questo va qua, poi com'era? Mi ricordo. Mettiamo la resa e poi che facevamo prima. Ok, allora questo va qua, questo va qua. Ah, venne uno solo, vabbè, le sta facendo. Questo sta qua. Un po' di oro va qua. In modo, ragazzi, facciamo uno storage un po' più grosso perché mi serve energia. Ok, abbiamo fatto tutto. Vedi, subito si ferma. Perché non stoccheggia. Non stoccheggia niente, non stoccheggia. Eccolo qua, il rosso. Possiamo fare anche quello più grosso, quello blu? Con due diamanti. Sì, volendo sì, ragazzi, possiamo fare. Mi serve ancora oro, però. Ancora uno e due. Ok, uno e due, uno e due, uno e due, uno e due. 1 e 2, 1. Allora, prima di tutto devo andare a mettere un altro secchio di lava. Che balla. Vai. Ok. Mi serve questo. Ok. Questo mi sa che è l'ultimo, ragazzi, perché non ne ho più. Devo farle di nuovo. Ok, 2. Questi qua si fanno... Wow. No, devo rifarli. Allora, ferro e redstones. Redstones, dove è ferro? Eccolo qua. Facciamone ancora. Ok. Facciamone, non so, 8 e 8. Va bene. Okay. Chi è? Sento rumori, sento qualcuno che sta morendo. Come? Oh, chi è? Chi è che muore fuori casa mia? Allora, abbiamo una witch. Un ragnetto, una pecora. Lì qualcuno che prendeva fuoco nella mia miniera. Va bene. Ma lì perché è cresciuto un albero? La gallina mi ha fatto crescere l'albero dentro. La devo ammazzare quella gallina. Allora, ricapitolando, senza sto a perdere troppo tempo, mi servono questi. Ok. In teoria dovrebbe essere 1, 2, 3, 4. 1, 2 e 4. E 4. Vai! Due diamanti. Che ne abbiamo 21. Wow, ragazzi, 21 diamanti! Wow, figo! Non l'avevo visto! 21 diamanti, sono tanti, ragazzi, ne ho trovati, eh! Allora, vediamo se tutto va bene. Allora, questo qua.
questo va qua, i due diamanti qua, questo al centro e qua. Wow, figo! Abbiamo fatti tutti tranne l'ultimo, che mi sa non lo posso fare perché mi chiede sta roba ancora ossidiana. Beh, possiamo poi fare pure qui. Allora ragazzi, facciamo prima di tutto allora un generatore di obsidiana. Mi serve l'obsidiana, come si chiama? Si chiama Ignazio. Eccolo qua, questo qua ragazzi, dobbiamo fare questo tin. Allora vediamo se riusciamo a fare subito questo. No, perché non abbiamo il vetro. Il vetro, 4 blocchetti solo di vetro. Ah, qui abbiamo altro vetro da cuocere pure, che noi cuoceremo. Ferro, cuoci questo vetro. Qui abbiamo del ferrus, ci servirà per l'invar. Ok, mi serve del vetro, quindi sabbia, ecco qua, sand, la sand. Però dobbiamo fare qualche altra fornace, ragazzi. Abbiamo pure della clay, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In modo che possiamo farci un'altra furnace. Scusami, vetro. Non posso metterti troppo tempo a lavorare perché io ne ho bisogno. Ne ho bisogno. Allora, togliamo questo, il vetro. Dov'era? Dove? Qua. Ta 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 ta. Ok, ta. È finito. Ho finito il vetro, devo farlo ancora. Va bene. Ok, stiamo cuocendo il bricco, così facciamoci qualche altra fornacetta. E poi dobbiamo fare il vetro, perché mi serve il vetro. Vai, vetro. Bricks. I brick, ragazzi, se voi avete qualche consiglietto, ma perché non me lo date nei commenti, non so, qualcosa, vediamo di fare qualcosa, qualche consiglio, qualche macchina da fare. Allora io direi di cominciare a mettere sta batteria, perché mi sa che è meglio assai. La batteria io la metterei qua, con il generatore di lava sopra, pom, con sto benedetto bidone. No, non voglio mettere ancora tutto il bidone, perché devo fare un po' di musica. Madonna, non mi viene l'obsidiana, ragazzi, devo fare un po' di obsidiana. Se consumo tutta la lava, beh, ne ho 60.000. Però va bene, no? Così, appiccicati. Bravo, ti sei appicciugato. Stiamo caricando qualcosa? Abbiamo tutte le macchine scariche? Questo è pronto. Cos'è che sta caricando? Ah, forse questa fornace. Ma però dovrebbe già caricare? Secondo me i tubi hanno uno storage interno, perché guardate, questo sta funzionando, questo ancora non deve caricare, ma le macchine sono tutte cariche. Secondo me sti tubi hanno o una perdita o hanno uno storage interno, perché qua è tutto pieno. Eh sì, tutto pieno. Prendiamo questo vetro che mi serviva e andiamo a fare quello che mi serve, un po' di tin. Questo è il dart, l'invar. Dov'è il tin? Silver. Oh, tin. 7 di tin, vabbè. 7 di tin. Copper. Un po' di redstones. Cosa mi serve più? Prendiamoci un po' di ferro. Vediamo. Allora, devo fare questo. Facciamo prima di tutto il pistone. Mi manca la legna. E te pareva mi mancava qualcosa. Ma una cosa assurda. 1, 2, 3. Va bene. Facciamoci la legna. Bammete. 1. Pistone. Mi manca pure la cobblestone. Mi manca tutto. Allora facciamo così, 1 e 2. Ok, questo va qua e questo va qua. Il pistone è fatto. Poi cosa mi serviva? Ah, il machine frame, che si fa così. Il machine frame si fa così. Mi serve dell'oro, che io naturalmente ho posato e non ho preso. Che rinco.
devo fare i machine frame, mi serve l'oro, è ovvio. Ok, un servo l'abbiamo fatto, un servo l'ho fatto pure, poi basta, mi sembra che dovrebbe funzionare. Ecco qua l'Ignazio, si sì, funziona l'Ignazio. Allora, l'Ignazio dove lo mettiamo? Per il momento provvisoriamente poggiamolo dove lo metto? Lo metto qua. Qua, ecco qua. Ok, ma ora questo Ignazio bello devo fare così. Uno, butto dentro questa. Mi serve l'acqua, la tank dove l'ho messa, eccola qua. Andiamo a prendere un poco di acqua, ragazzi, devo prendere dell'acqua. Voi dite, come fai a prendere l'acqua? Così! Mazza, mi stavo spaccando schiena. L'acqua sta lì, eccola qua. Allora, facciamo così. Mettiamo questa terra e raccogliamoci un po' d'acqua. Un po' di acqua, possiamo prenderne 8. Così ci facciamo l'obsidian. Siamo arrivati a 7, 8. E uno lo prendo io, 9. Perfect. Andiamo su. Torniamo su. White point. Casa. Tele. Ok. Onde evitare 2 secondi di problemi, io dicevo di fare una cosa del genere. Ma giusto per, ragazzi, poi dopo la risolviamo subito. 1, 2. Ma no, come sono stupido, veramente. Invece di fare questa, possiamo fare un'altra cosa più fica. Allora, come si chiama la mod? La Pam? Sì, è lei. Eccolo qua, ragazzi. L'acqua infinita. Brick wall, water bar. Eccolo qua. Il water barrel. Questo qua ci dovrebbe dare 6 e 3 legni singoli. Ok, ci dovrebbe dare acqua infinita, ragazzi. 3 legni, 1, 2, 3 e 6 di ferro. Ne abbiamo 6 di ferro? Madonna, se ne abbiamo. Ne abbiamo di ferro. E avremo così acqua infinita. 1, 2, 3. Questa mod aggiunge questo, della PAMS, ragazzi. È veramente fighetto. Guardate, ve lo faccio vedere. Dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? Mettiamolo qua, mettiamolo qua. Pum! Allora, come funziona? No, non lo metto qua, aspettate. Sì, vieni. Lo mettiamo di qua, visto che abbiamo questo. Avendo questo, possiamo far così. Mettiamolo qua. Mettiamo qui dentro, clicchiamo qua. E gli diciamo di farci l'obsidiana, va bene? Ok. Buttiamo questo e lui ci dovrebbe fare l'obsidiana. Vediamo un attimo. Un attimo, ragazzi. Eccomi qua, ragazzi. Sono tornato. Avevano bussato la porta. Allora, come dicevo, ho messo a fare l'ossidiana e lui fa obsidiana. Vedete? Allora, in teoria l'acqua la prende da sopra. Quindi facciamo blu. Vediamo dove entra l'acqua. Allora dobbiamo dare l'input d'uscita alla tank. Ecco qua, vedete? Ora basta andare a prendere un po' di lava dall'altro lato. Dove ho messo il piccone? Eccolo. Un po' di lava dall'altro lato e lui dovrebbe farci la cacchio di obsidiana. La trituriamo, facciamo un bel po' di cosine. Ragazzi, così senza avere il piccone di diamante, noi ci stiamo facendo la nostra bella obsidiana. Ecco qua. Qui abbiamo sia la lava che l'acqua. Guardate. Lava dentro. Lava dentro. Lava dentro. Lava dentro. Quante ne abbiamo? Già 2. Così possiamo farci pure il portale del Nether, ragazzi. Fico. E abbiamo un bel po' di lava a disposizione dal Nether. Cavolo. Ne abbiamo di lava. Ci mettiamo una bella pompa. E ci succhia tanta lava. 5, 6, ne voglio 6, 7, 8, 9. Invece questo qua come funziona per l'acqua? Guardate qua, ragazzi, lo cliccate e vedete, lui vi dà l'acqua. Vi dà l'acqua, vi dà l'acqua, vi dà l'acqua.
Ok, 7 di 8. Non mi ricordo quanti me ne servono per fare il potenziamento, però va bene. Ok, il vetro l'abbiamo fatto. La fornace, no, dobbiamo chiudere qui. Sì, e mettiamo a polverizzare l'ossidiana 4. Mettiamone 4 a polverizzare. Gli altri per il momento li appoggio qui. Pa, 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 pa. Poi vediamo un attimo. Forno, eccola qua di nuovo. I due brick, questo qua con l'ok. Facciamolo subito. 1, 2, 3, 4. Ok, questo va qua e questo vanno qua. Ok, abbiamo fatto un altro di questo. Poi 1 e 2 va bene così. Ok, abbiamo fatto. Poi mi serve questo, uno di redstone, due di coppe e uno di questo. Vai, ho fatto un'altra fornace, ecco qua, fino alla mente, un'altra fornace. Metto via questo, ecco qui. Panfati, andiamo dietro a collegare la corrente, così facciamo partire un'altra fornace. Dimmi, ecco qua. Adesso non funzionerà perché non abbiamo il generatore con la corrente attaccato, quindi sarà vuoto, vediamo. No, sta caricando. Vuol dire che ce l'aveva dentro stoccata. Oh, la nostra bella obsidian. Ora però per fare il dis, sì, per fare allora va, no, Mac. E che cavolo scrivo? Per fare questo qua bello potente, eccolo questo, mi servono questi che si fanno con l'ossidiana. Diamante e osmium. E fino a qua non c'è un problema. Il problema sorgerebbe con questi brick. Perché mi serve l'osmium compressor e poi mi serve i crusher. Mi serve il crusher. Sì. Io direi di aspettare e lasciarlo per il momento lì. Lo faremo poi. Ok, questo metto dentro. Dentro. Questi qua vanno cotti. Nella fornace li cuociamo. Sì. Ecco qua. Boh, ragazzi, mi sa che sta puntata veramente è andata molto. Mangio un panino, no? Ok, mangio una bistecca. È andata molto per le lunghe, ragazzi. Però abbiamo fatto il trasloco. Ho fatto qualche macchina. E piano piano abbiamo fatto la batteria. Quella là è importantissima, ragazzi. Perché? È importante perché vi spiego subito. Perché qui dentro, vedete, c'è sempre energia. In modo che le macchine, quando lo richiedono, abbiamo uno stoccaggio di energia. Prendiamoci quanta lava abbiamo ancora? No, poca. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, andiamo a buttarcelo dall'altro lato, questo secchio di lava. E pumfete! Mettiamolo qui dentro. Acqua. L'unica cosa che non capisco perché il secchio con l'acqua. Eccolo qua. Ah, devo tenere la slot libera, ragazzi. Lui mi fa fare il cambio, avete visto? Se tengo la slot libera, lui mi cambia. Non è come le altre cose. Bello, bello. Però va bene, alla fine abbiamo acqua infinita in casa, in un solo blocco, senza uscire fuori e andare a raccogliere sempre. Che ci frega? Anche se ce l'abbiamo vicino all'acqua, ragazzi, per l'amor di Dio, però. Ok, ragazzi, io penso di salutarvi qui. Ci vedremo nel prossimo episodio. Dovrò fare sicuramente le scale. Andrò in cerca di qualche Enderman. Se riesco a fare un ascensore, qua lascio aperto perché è l'unico posto per uscire. Vedete, puff. Vabbè, niente. Vediamo. Passiamo in modalità saluto con il blocchetto in mano. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, almeno quello che ho fatto qui intorno, qui in giro, vi è piaciuto, un pollice in su, condividete il video, commentate, vi aspetto e alla prossima. Ciao da Deco, ciao!